Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Uslow Web Radio. Sabato 16 ottobre, puntuali come al solito, una nuova puntata di Agenda Avvocati su Uslow Web Radio. Uslow Web Radio. www.webradiouslow.it. webradiouslow.it. Eccoci di nuovo in diretta, puntuali come al solito, lo abbiamo detto, una nuova puntata di Agenda Avvocati. Chi vi parla è Pino Gallo, un grazie a Ornella Sala in regia e un benvenuto all'altro ideatore, co-conduttore di questo programma, Pierluigi Serra. Buongiorno Pino, buongiorno Ornella, buon sabato, buon weekend a tutte le nostre radioascoltatrici, radioascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Agenda Avvocati, ovviamente ricchissima di notizie e chiaramente la notizia principale di questa settimana è il Green Pass, l'abbiamo atteso per tutta la settimana ma tutto il mese, ed è entrato in vigore e avremo modo e tempo di approfondire. Prima qualche comunicazione di natura di blocco, Pino? Diciamo di natura di servizio, perché la settimana si è aperta con il blocco di un portale per la lavorazione telematica degli atti e quindi della presentazione delle varie istanze. Che è la prima volta che accade, vero? Esatto, che fino a questo momento aveva dato una buonissima prova di sé. In realtà diciamo che negli anni c'è stato qualche piccolo problema, ma di natura transitoria. Questa volta però il blocco del PTT, stiamo parlando del processo tributario telematico, è durato abbastanza, dal 9 al 13 ottobre del 2021 scorso, e ha gettato un po' in panico tutti gli addetti ai lavori che attraverso questo portale svolgono la loro attività. L'indisponibilità dei servizi del PTT è stata posta all'attenzione degli utenti appunto sul SIGIT, il portale del MEF, del Dipartimento delle Finanze, il portale della giustizia tributaria, con un comunicato che avvisava appunto dell'indisponibilità dei servizi. Tra l'altro lo leggo per intero perché quello che è accaduto merita particolare attenzione, perché molti veramente si sono trovati in difficoltà non sapendo come fare con le scadenze, ma in realtà anche in questo caso c'è la possibilità di essere rimessi nei termini. I servizi telematici del PTT, come sappiamo, sono assicurati 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e in caso di indisponibilità dipendenti da eventi non programmati, sulla home page verranno pubblicati e sono pubblicati gli avvisi di interruzione, ripristino dei servizi. A cosa servono questi avvisi, queste attestazioni di indisponibilità dei servizi, che sono rilasciate dal direttore della direzione del sistema informativo della fiscalità? Ebbene, le parti processuali potranno utilizzare queste attestazioni scaricandole appunto direttamente dal portale per la presentazione dell'istanza al giudice per la eventuale rimessione in termini. È una notizia importante perché tante sono state le reazioni in molti giorni, dal 9 al 13 ottobre, anche da parte delle associazioni legali di categoria, ma appunto c'è questa, per fortuna, questa via di uscita, per Luigi. Sì, io effettivamente non conosco, non ho mai utilizzato la piattaforma per la giustizia tributaria, però diciamo sono un osservatore di tutto il telematico. Sono stupito perché effettivamente non avevamo mai avuto notizie di blocchi e neanche di manutenzioni ordinarie o straordinarie del portale, e questa volta invece è accaduto. Mi pare di ricordare anche che in settimana c'è stato un blocco sul sito del Ministero della Giustizia, sul PST, si era vociferato un attacco hacker, invece non era niente. Ma anche, qualcosa che ha riguardato la mancata funzionalità di alcune chiavette di firma elettronica digitale, Namirial, insomma il problema poi è stato risolto in tempi brevissimi. Ma insomma, il 12 ottobre è accaduto qualcosa di importante che riguarda forse il corpo di notizie che più da vicino interessano l'intera popolazione, ma anche la pubblica amministrazione e quindi anche gli uffici giudiziari.
Sì, esatto, la notizia, diciamo, regina di questa settimana, il Green Pass, il via al Green Pass il 12 ottobre con un comunicato stampa, con due comunicati stampa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver firmato il DPCM che contenevano le linee guida per il personale della pubblica amministrazione e poi per le imprese private, e quindi entra in vigore, poi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore a pieno regime il Green Pass. È accaduto ieri, nella prima giornata si temevano blocchi, scioperi, in realtà non c'è stato, non ci sono stati grandi disagi. E quindi si entra a regime, ci sono tante notizie, ce ne sono state tante, ne abbiamo selezionate. Innanzitutto ci sono un articolo del Sole 24 Ore a firma di Aldo Bottini, parla del rischio sanzioni per chi non avvisa di essere privo di Green Pass. C'è grande incertezza, Pino, sulle modalità applicative del Green Pass, perché poi ci saranno anche grandi disagi, cioè tu immaginati delle piccole aziende, uno o due lavoratori non sono in forza e si ostinano a non avere Green Pass, a rifiutare anche i tamponi magari offerti alla stessa azienda, si va sostanzialmente in blocco e poi è un problema a sostituirli. Assolutamente sì, e voglio ricordare a chi ci ascolta che appunto sul sito del governo.it, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state pubblicate le FAQ sui due DPCM firmati dal Presidente Draghi, che contengono una sorta di vademecum per i controlli che ormai saranno a compione su una percentuale di lavoratori, ma sono prevista anche, come sai, la possibilità di un controllo a monte, quindi da svolgersi in alcuni giorni precedenti l'ingresso sui posti di lavoro. Voglio ricordare anche, Pierluigi, e forse questa è una utilità certamente per i nostri colleghi, che il CNF ha pubblicato sul suo sito, mi pare il 7 di ottobre, comunque lo potranno trovare i nostri colleghi in ascolto appunto sul sito del CNF, una scheda relativa al Green Pass e cosa prevede la normativa stessa per gli avvocati, una scheda di lettura dell'ufficio studi del CNF sul decreto legge 127 del 2021. Esatto, io parlavo di questo articolo sul rischio sanzioni per chi non avvisa il datore di lavoro di essere privo di Green Pass, a firma di Aldo Bottini. La regola introdotta dal decreto legge 127 2021 e sui termini generali è ormai chiara: da venerdì 15 ottobre nel settore privato e anche nel pubblico solo chi è in possesso della certificazione verde può accedere al luogo dove si svolge l'attività lavorativa. È però appunto un obbligo, i lavoratori sono tenuti a comunicare l'eventuale mancato possesso del Green Pass con un preavviso idoneo a soddisfare esigenze aziendali. Rispetto a tale e assai opportuno intervento legislativo si pongono due ordini di questioni. La prima riguarda i concetti specifici, esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, che legittimano la richiesta di rendere la comunicazione di eventuale mancanza di Green Pass. Qui rientrano certamente tutte le situazioni in cui la presenza o meno di determinati lavoratori può risultare decisiva per lo svolgimento di attività. Si pensi ad esempio alle trasferte di personale specializzato, al lavoro in turni e ai presidi di sicurezza e altre situazioni analoghe. La seconda e più delicata questione tiene le conseguenze della mancata comunicazione. Al riguardo, l'espressione utilizzata dalla norma, i lavoratori sono tenuti, consente di ritenere, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancata Green Pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, come tale sanzionabile disciplinarmente. Il divieto di conseguenze disciplinari previsto dal DL 127 2021 riguarda infatti il possesso o meno del Green Pass e non può estendersi alla violazione dell'obbligo di comunicazione prevista dalla norma. Quindi, caro Pino, grandi incertezze anche per i numeri. Si parla di 2,5 milioni di lavoratori
senza Green Pass ed è difficile fare i tamponi per tutti. Numeri ufficiali non ce ne sono, recita il Sole 24 Ore, potrebbero essere circa 2,5 milioni appunto, che dal 15 ottobre, se dovranno tornare in ufficio o in fabbrica, dovranno fare un tampone per poter esibire un Green Pass valido. Se si ricorrerà ai test antigenici rapidi che valgono per 48 ore, ne serviranno anche 3 a settimana, quindi al regime si arriverà a fare una montagna di tamponi fino a 7,5 milioni, in pratica oltre 1 milione al giorno. Una domanda enorme che difficilmente la rete di farmacie e laboratori riuscirebbe a soddisfare o che le aziende da sole potrebbero organizzare ai propri dipendenti. E infatti io devo dire che nel bollettino della Regione Campania di ieri si è visto l'incremento del numero di test, che di solito si aggira tra i 13, 15, eventualmente 16 mila, ieri erano quasi 23 mila. A proposito di conseguenze sulla mancanza del Green Pass, ne abbiamo avuto un esempio ieri, venerdì 15 ottobre, quindi prima giornata, a Torino. Il giudice popolare non aveva il Green Pass, saltano le udienze del processo per la tragedia di Piazza San Carlo, annullate due date, il dibattimento riprenderà il 4 novembre. Un giudice popolare non ha Green Pass, il processo per i fatti di Piazza San Carlo salta due udienze, riprenderà il 4 novembre. Quanto comunicato dalla Corte d'Assise, si tratta del procedimento a carico di 9 esponenti dell'istituzione delle forze dell'ordine che hanno scelto il rito ordinario. A quanto si apprende, il giudice, a causa di uno sprovvisto documento vaccinale, non è possibile comporre la corte, formata da 2 giudici togati e 6 giudici popolari. In attesa che venga risolta la situazione per evitare disguidi e udienze aperte immediatamente rinviate, la Presidente ha deciso di riaggiornare il processo tra 2 settimane. E questo, opino, forse è la risposta a chi diceva, a chi si chiedeva perché avvocati, testimoni e consulenti non possono, possono entrare, insomma, in tribunale senza il Green Pass, a differenza dei giudici, dei magistrati e dei cancellieri. Saltano le udienze e verrebbe utilizzato anche, direi, in maniera strumentale e volontaria, probabilmente bisogna farsi questo tipo di conti. Allora, direi di fermarci qui per la prima parte delle notizie, delle trasmissioni. Torniamo subito con voi. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Torniamo in diretta, agenda avvocati, continuiamo con la carrellata di notizie che abbiamo selezionato per voi nella settimana che va tra il 9 e il 15 sostanzialmente di ottobre. Parliamo di equo compenso. In settimana, il 13 ottobre, c'è stata una doppia notizia. Si è aperto col dubbio con equo compenso, addio soldi per tutto tranne che per i professionisti, si trovano, diceva il dubbio, risorse per tutto in tempi di recovery, ma non per i professionisti, almeno non per chi esercita una libera professione e lavora con incarichi esterni anche per i committenti pubblici. È la sola conclusione certa che si può trarre sulla legge per l'equo compenso, attesa oggi in aula a Montecitorio, ma destinata a quanto pare a un nuovo mortifero siluro, sempre per via del nodo già emerso a fine luglio: mancano le coperture. E come ricordato sabato dal dubbio, al momento la legge è in bilico perché è risultato incapiente il fondo per le spese, per le esigenze indifferibili, a cui in base a un emendamento di Varchi si sarebbe dovuto attingere per coprire i 150 milioni indicati dal MEF come maggior costo a carico di agenzie entrate in riscossione. Detto in anteparole, i deputati della Commissione Giustizia avevano ritenuto di trovare le coperture in una cassa pubblica ben precisa, solo che la cassa in questione si è rivelata tristemente vuota, non c'è un euro. Dopodiché nella giornata, poi nel proseguo della giornata, poi se ne è dato notizia abbondantemente il giorno successivo, il 14 ottobre, a sorpresa sì della Camera dell'equo compenso, la PA dovrà pagare gli avvocati in base ai parametri, confinare persino in atteso poco fa l'aula di Montecitorio ha licenziato in prima lettura la legge a prima firma di Meloni che tutela le retribuzioni dei professionisti. È vero che non c'è un euro e che sono state escluse vincoli
Agenzia delle Entrate e Cartolarizzazioni, ma pur sempre a invarianza finanziaria, ora i ministeri e enti locali dovranno pagare gli incarichi esterni in base ai parametri, al limite dovranno ridurre il contenzioso. Basta così il principio per il quale l'avvocatura si batte da anni, diciamo che è un compromesso che speriamo accontenti tutti, ma ne dubitiamo. E poi altra notizia che ci riguarda da vicino sulle nostre compensi e sulle nostre competenze. Sisto, il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha annunciato in aula che a breve saranno aggiornati i parametri ministeriali per tutte le professioni. Nel caso della professione legale vuol dire rivedere il DM 55 2014, come chiede da tempo CNF, quell'istituzione dell'avvocatura e anche tante associazioni, ad esempio il movimento forense. L'ultimo aggiornamento, lo ricordiamo, spero anche di ricordarmi bene, risale al 2018 ed effettivamente adesso i tempi sono maturi per rivederli. Abbiamo anche delle reazioni di AIGA su queste notizie. L'AIGA applaude all'approvazione venuta ieri sera alla Camera del testo di legge sull'equo compenso professionale, a firma Meloni, Mandelli, Morrone. Il testo, seppur epurato da riferimento Agenzia Entrate e Riscossione, società di cartolarizzazione, introduce per grandi committenti EPA il principio del minimo compenso inderogabile. Nonostante il testo presenti ancora delle criticità, auspichiamo si proceda con rapidità alla lettura in Senato per evitare che l'imminente sessione di bilancio possa far arenare il provvedimento, precisa il presidente, nuovo presidente di AIGA, Francesco Paolo Perchiunno. Siamo soddisfatti della sua approvazione in prima lettura. E quindi questa è la reazione di AIGA. Abbiamo poi anche selezionato una notizia di natura di un giurisprudenziale, insomma una pronuncia della Cassazione, sentenza 28226, in tema di parcella. Il legale non deve provare di aver pattuito la parcella, tocca al cliente dimostrare l'accordo per la prestazione in forma gratuita. Per questo non bastano i trascorsi rapporti personali tra cliente e il suo avvocato. La Cassazione accoglie il ricorso di un legale contro la compensazione delle spese, malgrado la sua domanda fosse stata integralmente accolta, e respinge il ricorso incidentale del cliente che sosteneva il carattere gratuito dell'assistenza in un procedimento penale a proposito di equo compenso. Insomma, le notizie più o meno della settimana finiscono qua. Ce n'è una di Cassa Forense che ha passato CF News, il portale di notizie di Cassa Forense. Stati generali della prevalenza ai liberi professionisti il 22 ottobre 2021. A pochi giorni all'appuntamento è tutto pronto per l'evento che si doveva tenere lo scorso marzo, quando l'intero paese è stato bloccato invece dalla pandemia Covid-19. Oggi, grazie alle nuove misure di sicurezza, i stati generali si terranno in parte in presenza e in parte da remoto. Per dare la possibilità a tutti i professionisti di assistere, sia il sito di APDEP sia tutti i siti delle casse di previdenza private manderanno in onda la diretta streaming ai liberi professionisti. Infatti è dedicato l'evento e due ricerche che verranno presentate nell'arco della giornata: quella del Censis, che racconterà come la percezione del mondo esterno sui professionisti sia profondamente cambiato, tanto che oggi questi non solo non rappresentano più la cassa classificazione che per anni ha condizionato l'idea di uno spaccato lavorativo che poco in realtà aveva a che fare con una classe privilegiata, ma categorie alle quali rivolgersi per avere risposte e soluzioni ai propri problemi. La LUIS invece illustrerà come è cambiato il mondo del lavoro, come le tecnologie hanno trasformato la nostra vita e quella dei professionisti, le sfide alle quali tutti siamo chiamati a rispondere, ma anche gli strumenti che, se ben conosciuti e usati, possono aiutarci a affrontare i cambiamenti. Quindi questo è l'appuntamento di venerdì prossimo, Stati Generali della Previdenza.
si chiude qui con questa notizia l'appuntamento di Agenda Avvocati di questa settimana. Vi ringrazio per averci seguito, vi saluto anche a nome di Pino Gallo, che ci ha dovuto lasciare in corso di trasmissione per impegni sopravvenuti. Un caro saluto da Pierluigi Serra, grazie a Ornella Sala in regia. Buon sabato, buona domenica, buon fine settimana, e noi ci risentiremo con la programmazione di Slow Web Radio dal lunedì con il consueto appuntamento con Svegliate Avvocatura. Ciao. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Slow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Slow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.